Buonasera, bentrovati in una nuova puntata di Nero su Bianco. Due i temi principali di questa puntata. Si è parlato molto nelle ultime settimane del centro storico di Arezzo, un centro storico che è stato definito desertificato. Cercheremo di capire quali sono le sue prospettive, quali sono i problemi, se davvero la situazione è così negativa, soprattutto per quanto riguarda il commercio. E poi nella seconda parte invece il Pionta, che possiamo dire è rinato grazie alla Parco Corsa e grazie a quelli che sono gli impegni che si è preso il Comune di Arezzo per la sua riqualificazione. Poi vedremo se ci sarà spazio anche per qualche domanda che faremo al sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che torna con noi. Buonasera, Buonasera, sindaco. buonasera. E poi vado a salutare, oltre a Piero Franchini e David Faltoni, che sono Buonasera, buonasera. sempre con noi, vado a salutare Massimo Boncompagni, presidente dell'area aretina di Confesercenti, buonasera, e Valeria Alvisi, che è la responsabile appunto dell'area aretina, quindi conoscono molto bene la situazione del commercio. Io partirei da vedere e soprattutto da ascoltare la voce di alcuni commercianti. Sentiamo. I centri storici stanno soffrendo perché hanno un calo di pubblico e le cause sono la scomodità, la difficoltà di raggiungerlo e anche una perdita di motivazione. Soffre il centro di Arezzo, come del resto sono in affanno anche i commercianti che quasi all'unisono lamentano una latitanza di acquirenti aretini e non solo per le vie del centro. Non si può parlare più di commercio, parlare di punti vendita aperti, sofferenti. È una città che veramente attraversa momenti molto, molto difficili. Non si capisce come mai la città sempre vuota. Si è un po' come spopolato quasi di gente, nel senso non c'è molta gente, c'è delle giornate che sono veramente vuote. L'Arezzo ha bisogno di crescere culturalmente. I pochi turisti, perché purtroppo quando vengono è quello che ci dà una mano a fare l'incasso del mese, solo che il turismo lo abbiamo un po' a luglio-agosto e poi non lo vediamo quasi più. Poche presenze, ma non solo. Le problematiche, infatti, secondo alcuni commercianti, sono altre di altra natura, che non si limitano dunque alla crisi economica attraversata dall'intero paese. Se devo dire una cosa, c'è un certo degrado nel centro storico. I muri con le scritte enormi, come qui nella piazzetta, che sono lì da un anno e mezzo. Purtroppo, come le pareti vengono ripulite dalle scritte, c'è chi di nuovo le imbratta e questo è veramente un peccato. I cartoni vengono messi lì fuori, anche se il camion passa ovviamente almeno 2 volte al giorno, passa in mattinata, ma i cartoni sono sempre lì. E come la spazzatura, qui dietro c'è anche un televisore abbandonato nel mezzo della strada. Cioè, questo è Arezzo ora. Per quello che è la pulizia, per quello che è la colpa non è tanto di chi, se uno deve pulire, è il cittadino il primo a doverlo fare. E invece io vedo qui la gente che cammina come se niente fosse, che sia la cicca, che sia la carta, che sia. Grandissimo problema sono i posteggi che sono sempre più complicati, nel senso che adesso devi obbligatoriamente parcheggiare per un massimo di 2 ore e se te hai lasciato la macchina a Via Margaritone e devi andare in cima al corso, 2 ore sono poche, perché non tutti possono parcheggiare a 1 chilometro da qui, cioè è normale, uno viene a cambiare una maglietta o a comprare gli occhiali, però devi stare lì con l'ansia, oddio mi fa la multa, il degrado c'è, ora ci stanno lavorando, si vede, comunque ci sono un po' di controlli, però purtroppo dei controlli ci sono, ma sono un po' a lampo. Addirittura sembra di essere in una periferia di una città proprio dimenticata da tutti, un pochino sudicia e messa anche poco bene. Questo purtroppo è il centro storico d'Arezzo. Cerchiamo di risanarlo, ripulirlo e forse anche il commercio andrà più, un pochino più avanti. I problemi principali sono che si sono dimenticati di Arezzo, ma non solo gli arettini, eh. La gente di fuori, perché non arriva più nessuno, che le istituzioni si dovrebbero dare da fare per far tornare un pochettino di persone ad Arezzo. Allora, tinte noir questo bilancio, tra l'altro proprio qualche giorno fa l'assessore Comanducci ci ha detto
c'è stato un più 15% di pernottamenti a marzo, quindi ci sono dei dati, cioè i dati sembrano essere incoraggianti. La percezione però di chi è lì, diciamo, sul campo per quanto riguarda il commercio sembra essere negativa. Allora, abbiamo sentito alcuni problemi sindaco, sono problemi reali, profondi, e che cosa vi sentite di dire? Ma allora, io non sono d'accordo su questa affermazione che è stata fatta dall'ultimo commento circa il fatto che Arezzo se la sono dimenticata i non aretini. Arezzo sta crescendo dal punto di vista della risposta turistica, ha avuto nel 2015 rispetto al 2014 un più 8% e nel 2016 rispetto al 2015 un più 12,5%. E oltretutto la città da questo punto di vista sta aumentando l'offerta, non soltanto per i pernottamenti ma per le manifestazioni che vengono fatte non solo dall'amministrazione comunale, anche dalle associazioni di categoria, da quanti hanno interesse a farla vivere e vivere bene questa città. Certo che assistiamo a una sistematica demolizione del lavoro fatto da alcuni, ad esempio dalla carta stampata, c'è un giornale di questa città che batte e ribatte sul degrado, sulla fuga dal centro, ha fatto una campagna denigratoria della città per un anno e mezzo sull'onda di Banca Etruria, che certamente non ha fatto bene ad Arezzo. Ricordo anche che in questi giorni è venuto fuori che il sindaco di Napoli, De Magistris, ha citato Saviane per i libri che ha scritto su Napoli, rappresentandola come una città di guappi. Napoli non è così, Arezzo non è una città di babbalei e di delinquenti come qualcuno l'ha voluta dipingere con una campagna stampa a lungo riportata su questo giornale. Le nostre battaglie le chiamano, le nostre battaglie contro Arezzo, non per Arezzo, perché se si deve segnalare qualcosa si fa bene a farlo, ma il ritornarci in maniera sistematica e il farci leggere a ripetizione queste cose a chi ci sta può infastidire, a chi legge il giornale e non sta ad Arezzo evidentemente non la ritiene una città degna di poter essere frequentata da una base turistica. Ma è una campagna contro il sindaco secondo me? No, è un modo per... Cioè è una tecnica giornalistica ben precisa, prendere un argomento e ritornarci più volte successivamente con approfondimenti successivi, cioè nulla di strano. Il fatto è che si prendono degli argomenti che non portano bene alla città, quindi secondo me è un modo per tenere viva l'attenzione del lettore e cercare di vendere un pochino di più, ma l'effetto netto per la città è negativo. Sì, dunque io sono d'accordo con Ghinelli perché... credo che alla fine insomma, ecco, tutto ciò che viene da tempo diciamo, pubblicato credo che ora dovrebbe avere una fine, perché sennò a un certo punto io vedo che io sto fuori dalla città e però i miei paesani mi chiedono spesso ma che succede Arezzo, chiudono tutti, quindi perché? Perché chiaramente diciamo che il giornale, anche se sono molto purtroppo in calo i giornali per le vendite, però qualcuno li guarda, quindi che dall'esterno si fanno chiaramente delle brutte idee. Io ecco, vorrei lanciare un appello, diciamo, io vorrei che tutti insieme si cominciasse un pochino a lavorare per cercare di avere delle idee là dove mancano, se mancano, e quindi per cercare di portare nella città più gente possibile, perché magari ognuno con la propria idea raggiungerà un tipo di pubblico che magari in certi casi non siamo riusciti a farlo venire. Quindi ecco, io credo che ora, da qui in là, nell'interesse di tutti, nell'interesse della città soprattutto, ma nell'interesse del commercio, che poi è quello che fa vivere la città e che fa vivere volenti o nolenti anche i giornali, e quindi ecco, credo che ci sia la necessità di dire, dare uno stop e dire ecco, mettiamoci tutti insieme a lavorare e vediamo quello che si può fare, perché Arezzo ha tante capacità, ha tante possibilità di ritornare a essere una città leader, e quindi ecco, è importante che però si metta un punto fermo e si riparta. Allora, abbiamo sentito la voce dei commercianti che hanno sottoposto alcuni problemi. Ecco, dal vostro punto di vista, quali sono per il commercio i problemi più grandi che ha il centro di Arezzo? Allora, io come presidente, appena neo presidente della Confesercenti, mi sento di dire prima di tutto di associarsi, quindi di non star da soli, perché se ognuno dice la sua, poi alla fine l'unione è l'unico modo per far
cambiare le cose. Da solo uno dice ma lì è sporco, poi dice ma io, ma te cosa fai per cambiare questa situazione? Poi un'altra cosa importantissima, bisogna rendersi conto che il commercio sta cambiando. E non è più come una volta, io il mio babbo è da 80 anni che è nel commercio perché veniva dal mio nonno, io con il mio babbo e poi adesso ci sono io e mio fratello. Ormai abbiamo visto un po' l'evoluzione del commercio, adesso siamo arrivati a prendere il cellulare, se vogliamo qui comprare qualsiasi tipo di oggetto in qualche secondo, quindi non è più come una volta, bisogna rendersene conto, perché se uno non se ne rende conto sta lì a aspettare che tornino i vecchi tempi, e poi aspetta quanto te pare, ma i vecchi tempi non tornano, perché la tecnologia è più sviluppata, è diversa, non è più come una volta, quindi bisogna adeguarsi. Io per esempio nel mio piccolo sto cercando anch'io di sviluppare un piccolo e-commerce, non è facile perché bisogna farsi aiutare e questo le associazioni, la Confesercenti ci può aiutare perché all'interno ci sono persone, però ecco, ripeto, associarsi è sicuramente importante, poi queste occasioni di confronto vengono se sei all'interno di un'associazione, perché se stai da solo... Io ho visto poi che è anche vero che uno dice tutto è tutto brutto, è tutto nero, non è così... E in Europa si vede che non è così, ma anche nel mondo. Io per Natale, per il primo anno, dopo 48 anni, a Natale quest'anno ho deciso di il 25 andare a New York e di visitarlo al giorno di Natale. Mai fatto perché i miei genitori, già da piccolo andavo in negozio a fare il commesso, sì che è stata una cosa incredibile perché ci sono ad esempio due negozi di New York famosissimi per i negozi di giocattoli che hanno chiuso. Hanno chiuso, ma a New York. A New York, e siamo a New York, lì dove è il commercio. E la motivazione è l'e-commerce, cioè, quindi quello vuol dire tanto. E, per combattere l'e-commerce l'unico modo è dare accoglienza, perché l'e-commerce è freddo, te vai lì, ti dici un tasto, non conosci, quindi l'unico modo è che il commerciante... Mi ci metto io, non voglio nulla insegnare agli altri, anch'io posso avere i miei difetti, ma... il commerciante deve fare clientela, deve essere accogliente, deve essere un ambiente pulito, luminoso, piacevole da stare. Se uno entra dentro, buio, sporco e la gente già col muso lungo, uno prende il tasto del cellulare e lo compra lì. Certo. Il muso lungo, sì. Su quello forse l'aspetto su cui lavorare di più. Ma ci sono, ecco, richieste che i commercianti si sentono di fare al comune? Sì, sì, condivido le cose appunto che diceva Massimo Boncompagni e sicuramente le cose su cui si può lavorare, che chiediamo, ecco, in questo senso anche una riflessione all'amministrazione e un aiuto è questo. È il fatto di, e su questo penso ci sia già un bel lavoro, ecco, che c'è un'attenzione che già vediamo, però ecco che sia ancora maggiore, cioè quello, come si diceva, di creare un ambiente accogliente, no? Per cui ciascun commerciante lo farà sicuramente nel proprio negozio, però che ci sia in città un clima di accoglienza e una... attenzione ai particolari, quindi appunto alla pulizia, al cercare in tutti i modi di evitare appunto i cumuli di cartone o di spazzatura in centro piuttosto che le scritte sui muri, sono tutti elementi di degrado percepito, diciamo, che non rendono poi piacevole la frequentazione della città. Devo dire, questo è, diciamo, un aspetto. L'altro che ci tengo a sottolineare è questo, che la Confesercenti tra le cause di difficoltà poi del commercio nei centri non solo ad Arezzo ma in generale, diciamo, individua il fatto di aver preferito in molti casi spostare i punti di attrazione e di geno di attrazione nel senso di servizio, per cui delle varie istituzioni, facciamo l'esempio del Tribunale, ma anche alcuni uffici comunali, la provincia che chiude, a suo tempo in Piazza Risorgimento c'era l'APT, ci sono stati, diciamo, nel corso degli anni un portare in zone più facilmente accessibili tutta una serie di occasioni di frequentazione del centro che comunque
determinavano un flusso di persone importante e che magari per andare appunto in un ufficio del comune piuttosto che in qualche altro luogo per un altro motivo si faceva anche l'acquisto e questo quindi, porta chiaramente uno svuotamento delle strade. Davide, che idea ti sei fatto e se i centri storici sono destinati comunque un po' a essere sempre meno popolati di residenti e anche di negozi, quindi il centro che diventa un luogo più che altro di visita, ma non è più come una volta ovviamente. Ma allora, intanto sembra che gli aretini non escano da Arezzo, perché se basta andare in qualunque altra città, e soprattutto le città turistiche, a cominciare basta andare a Venezia, si vede i cartoni, l'immondizia che non è che viene raccolta immediatamente, le scritte nei muri, si vede tutto questo. Sembra che ora noi dovremmo avere un giardino, tutta questa, essere tutti inquadrati in insomma, è una città, va vissuta. Io credo che tutto sommato sono brutte queste scritte, van cavate, ma insomma non è che c'è da drammatizzare così. E per quanto riguarda il centro storico, sicuramente forse è possibile fare qualcosa, ma bisogna cominciare intanto a rendersi conto che la maggior parte dei proprietari di immobili nel centro storico, anche quelle zone che qualche giornale si lamenta perché non ci sono più attività, ma il primo problema sono che i proprietari dei fondi hanno deciso di farci o il garage o il deposito e non li affittano, perché magari non hanno bisogno, o poi oggi gli affitti sono più bassi e quindi decidono di non affittarli, perché io credo che sia anche difficile trovare nel centro storico un fondo per poterci aprire un'attività, perché questo sembra un assurdo, ma è così, e oltretutto nelle zone dove, tipo il Corso, via Madonna del Prato, gli affitti sono a dei prezzi allucinanti, perché magari un fondo di 60-70 metri viaggiano su 1.000-1.500 euro di locazione, e con la crisi che c'è, con la situazione attuale, poter aprire un'attività e far sì che faccia reddito con questo affitto è difficile. Quindi mi sembra ci sia chiaramente, cioè, sono tanti gli elementi, quindi le città, così come anche la pretesa di dire che in tutta la città ci dovrebbe essere i turisti, cioè, non è che se si va a Firenze, che è una città turistica, ma non è che tutte le zone sono frequentate dai turisti, i turisti frequentano certe zone dove ci sono delle attrazioni, quindi o vanno perché ci sono dei beni culturali, artistici da vedere, oppure ci sono i locali dove si beve, si mangia, si sta anche nella strada, ma anche qui torno e poi mi chiedo, gli aretini, soprattutto i proprietari dei fondi, non affitterebbero mai in tante zone, non affittano attività di questo tipo, quindi bisogna anche qui mettersi d'accordo, perché se ci vogliamo il turismo bisogna che chi è proprietario di un immobile sia disposto a darlo anche per farci attività che magari fanno casino fino a tardi, che sporcano. Sono perfettamente d'accordo. Poi nasce il comitato. Non è che niente. Quindi, abbiamo sentito anche alcuni commercianti che si lamentavano, abbiamo visto le scritte, i rifiuti lasciati, ecco, su questo, cioè, al di là che sono problemi legati spesso all'inciviltà e quindi non è che li possiamo annullare, si può però fare qualcosa per diminuirli almeno? Sì, si può fare qualcosa, direi però sempre con la collaborazione dei cittadini e anche dei commercianti, perché gli orari di passaggio del porta a porta sono prestabiliti e quindi è in corrispondenza di quell'orario che deve essere lasciato il materiale fuori dalla porta di casa o fuori dalla saracinesca del negozio. A volte per comodità io mi rendo conto che qualcuno li lascia per un tempo molto lungo. Bisogna studiarci, trovare un modo di non tanto aumentare i passaggi, anche ma non soltanto, ma razionalizzarli rispetto a quella che è l'effettiva esigenza del soggetto che deve conferire. Io mi rendo conto perfettamente che un ristoratore che chiude il ristorante all'1:30 di notte e che la mattina dopo il passaggio ce l'ha alle 8, qualche difficoltà ce l'abbia a essere lì alle 7:30. È evidente, no? Quindi bisogna riragionare tutto in maniera da rendersi conto che in una strada ci sono i ristoranti, ci sono i negozi, ci sono le residenze e quindi lavorare su questo. Su questo aspetto importantissimo è il rapporto con il gestore della spazzatura
e con l'organismo di indirizzo e controllo che è l'ambito territoriale ottimale Toscana Sud, cioè lato Toscana Sud, che è quello che sostanzialmente deve uniformare le esigenze delle varie collettività, sono 105 nella Toscana meridionale, e proporle al gestore. Ecco, su questo cittadini arrivano molte lamentele, no? Sulla pulizia, su da quando il servizio è gestito in questo modo. Sì, no? Allora, che la storia la sapete, è lunghissima, sì, sì. Però io vorrei ai miei cittadini, e vi ringrazio per darmi questa opportunità, gli chiedo di fare un ragionamento. Sicuramente il servizio è peggiorato, era molto meglio quando era tutto in mano ad AISA, che aveva un ambito sostanzialmente provinciale e ben operava. Tra l'altro Arezzo si è dotata negli anni degli strumenti necessari per fare bene anche lo smaltimento, perché ha un termovalorizzatore che funziona egregiamente, che produce energia, adesso viene recuperata anche l'energia diciamo di basso valore per riscaldare le serre, e dunque è una diciamo la nostra collettività si è ben attrezzata negli anni. Ma dobbiamo anche vedere oggi quanto ci costa il servizio di smaltimento, spazzatura e raccolta dei rifiuti solidi urbani. Faccio presente che negli ultimi due anni la Tari si è ridotta l'anno scorso del 2,4%, quest'anno del 3,5%. Siamo uno dei pochi comuni che sono due anni che consolida una riduzione del costo, che sta rappresentando, specialmente per le categorie economiche, un costo non marginale ma significativo. E è su questo che vorrei che i miei concittadini riflettessero. Non si può avere tutto. Per intanto accontentiamoci della riduzione del costo. Stiamo lavorando per migliorare il servizio e per cercare di togliere dalla privativa del contratto di servizio che ci lega a Sei Toscana tutto quello che non è standard, perché tutto quello che è standard per noi ha un costo che possiamo riuscire a controllare nell'arco di un anno. Tutto ciò che non è standard va in servizi aggiuntivi che sono la clausola capestro di quel contratto, cioè tutto quello che si fa in più ci costa l'ira di Dio. Da qui il recupero dei rifiuti abbandonati. Bravissimo, cioè. E quindi su questo io sto cercando a livello di ATO di mettere un po' il punto fermo per far sì che i comuni riescano ad attrezzarsi da soli e farsi costar meno questi servizi aggiuntivi, che è l'unico modo, perché sennò il contratto di servizio che purtroppo noi abbiamo, lato Toscana Sud, ha sottoscritto con Sei Toscana, dal punto di vista dei servizi aggiuntivi è penalizzante per la collettività, molto penalizzante. Ci stiamo lavorando, spero di riuscire a dare dei buoni risultati nell'arco del prossimo anno. Eccola qua, lo spettacolo di Arezzo dall'alto, bellissima. Vedete Piazza Grande. Una delle più belle città d'Italia. Sì. Allora, visto che si parla di Piazza Grande... Questa è fatta col drone. Col drone, sì, col drone. Pensa che anni fa io la feci da un elicottero, ah, sì? Ma era molto più mossa di questa. Ah. Allora, andiamo proprio in Piazza Grande, ci catapultiamo giù di sotto. Siamo sopra. Siamo sopra. Ascoltiamo la voce di uno dei commercianti, appunto, ristoratore, per esattezza, della piazza. Uno a casa. Scendi. Parliamo di Arezzo, la parte più nobile, quella del centro storico, sembra che si stia desertificando. Ma in effetti purtroppo c'è questa parte meno buona, diciamo, sotto questo profilo del fatto che la gente non abita più qua, le grandi famiglie, le storiche famiglie non abitano più nel centro storico. È anche vero che questo deve essere appunto un motivo che in sinergia tra quelle che possono essere le aziende, quello che possono essere il settore turistico, debbano far sì che ricreare qualcosa per far sì che la gente possa riappropriarsi delle sue radici e tradizioni, perché è chiaro che il centro storico rimane la parte più bella di Arezzo, non a caso siamo in una delle piazze più importanti d'Italia, e questo deve far sì appunto che si rinnamori l'Aretino della sua parte storica. La promozione la fa da padrone, negli ultimi anni vedo che è stato indirizzato sotto questo profilo un buonissimo lavoro di promozione. Sicuramente negli anni a venire avremo una percentuale più alta di presenze, anche perché insomma la città la merita sotto tutti i punti di vista, per tutte le sue bellezze che ha, e il turista sì, rimane affascinato in maniera incredibile da questa cittadina che è pochissimo conosciuta ma che ha grande cultura, grande storia, grande tradizione. Il fatto che la Fraternità dei Laici si stia muovendo può aiutare? Assolutamente sì, stanno facendo un grandissimo lavoro, anzi colgo l'occasione per ringraziare il primo rettore, perché sta veramente facendo continuamente iniziative e promozione con anche oltretutto eventi veramente, veramente importanti di grande gusto.
Come si potrebbe fare per far ritornare i cittadini a vivere qui? Ma io sono nato nella parte storica di Colcitrone e mi ricordo quando da piccolo tutte le attività erano lì, da fruttivendolo al barbiere. Ora questo è purtroppo forse un sogno che non si potrà riavverare, però sicuramente riprendere, appunto, come dicevo prima, parte, ricredere e riamare questa parte storica è comunque, sarebbe comunque un buon inizio. Gli eventi, no? Perché si organizzano durante l'anno, alcuni portano gente, no? Indubbiamente portano gente, però si dice anche i soldi poi, tra virgolette, non rimangono molto qui ad Arezzo, ma dalle attività che vengono magari in piazza per qualche giorno. Al di là di questo tipo di eventi, ce ne sono alcuni che possono aiutare il commercio, cioè iniziative, portare tipo Piazza Grande. Ci sono alcuni mesi in cui purtroppo oggettivamente, no, soprattutto febbraio, marzo, così è un po' morta, no? Si può fare qualcosa per portare e aiutare anche il commercio? Allora, secondo noi assolutamente sì, nel senso che le iniziative che comunque vengono fatte nelle strade, in centro, servono comunque sempre, sia per il giorno in sé in cui c'è l'iniziativa, ma anche perché poi fanno conoscere comunque Arezzo, sono occasioni di richiamo e sono occasioni in cui uno viene e scopre, insomma, comunque una città, o comunque è un'occasione per visitarla. Naturalmente non tutte le iniziative portano i soldi fuori, dipende sì. Da quali sono le iniziative. La Confesercenti sicuramente crede che questa sia un'attenzione che dobbiamo avere nell'organizzare attrazioni, diciamo, per il centro, che siano anche funzionali alla nostra economia. Quello che ci tengo a dire è che l'iniziativa regina di Arezzo, che è la Fiera Antiquaria, credo che sia quella che ci invidiano tutti, nel senso che comunque avere un'iniziativa una volta al mese di così grande richiamo, di così grande valore, calendarizzata in maniera stabile, è già tanto lavoro fatto e è quello su cui vogliamo sicuramente continuare a lavorare per rafforzarla e promuoverla, perché poi anche a volte inventarsi tante cose in più e diverse non è detto che, come dire, che abbiano lo stesso risultato, comunque ci vorrebbe tanto tanto tempo, insomma. Quindi secondo noi è la Fiera Antiquaria la cosa che bisogna continuare a promuovere, insomma, con forza. E da neo presidente, qualcosa da chiedere al sindaco? Ma sì, i punti che abbiamo affrontato sono quelli importanti. Noi stamattina eravamo su in Piazza Grande per fare la conferenza stampa per presentare proprio l'appuntamento importante del 25 aprile. La Confesercenti insieme a altre quattro associazioni si sono unite per fare questo bel evento. Certamente quando eravamo lì in Piazza Grande, bellissima, poi una giornata piena di sole, fondamentale anche il tempo, delle volte non ti fa vedere le cose, le buche delle volte, il bel tempo. Però anche Piazza Grande, lì la scalinata, c'è tutte le scritte e purtroppo le scritte si fa male. Credo che la cultura aiuta, quindi credo che aiutare, delle volte la scuola mi viene in mente, io ho i figli a scuola, forse potrebbe essere un'idea intervenire già nei ragazzi, perché le scritte gli adulti credo che non li facciano. Insomma, credo che il comune ci può aiutare. Oppure dare a tutti i commercianti un pennello, però insomma ci sono dei muri che ce ne pensa il comune. Eh sì, poi penso che abbiano da fare. Allora, esatto. Abbiamo parlato di turisti, sentiamo il punto di vista dei turisti, perché sono venute fuori delle indicazioni interessanti. Sentiamo. I turisti dicono alcune cose. Molto, molto bello, ho visto le pale del Vasare, la cupola di Andrea Pozzo, no, molto affascinante. E niente, oggi pomeriggio abbiamo la leggenda della Vera Croce prenotata da febbraio, quindi l'aspettiamo. Io l'ho vista tanti anni fa, ma siamo sulle tracce di Piero. C'è chi arriva in città per seguire le orme del maestro della prospettiva e della luce e chi invece di passaggio si sofferma ad Arezzo e rimane affascinato dalle sue bellezze storiche ed artistiche. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, Arezzo è una meta scelta da molti turisti che si riversano soprattutto nella parte alta della città. Abbiamo scelto perché c'è dei bei musei, cattedrali, eccetera. Poi è un posto che non sono mai stato, sì, che per visitarlo
diciamo che è opportuno venire qua. Molto bella, alla fine ricorda un po' tutti i borghi storici della Toscana, ricorda un po' Siena, anche questa piazza. Purtroppo non abbiamo visitato la fortezza. La fortezza perché chiudeva. Siamo solo oggi, siamo arrivati da Firenze. Pernottate ad Arezzo? No, niente. Cosa ne pensate della città? Bellissima, non pensavo, molto bella. Perché avete scelto Arezzo? Per caso, siamo diretti da tutt'altra parte. Quanti giorni rimarrete ad Arezzo? Purtroppo un giorno solo. Cosa ne pensate? Magnifico, bellissimo. Well, it's the first time I'm here in Arezzo. I heard about this town. It's surprisingly beautiful. Molto bella, molto pulita. Mi aspettavo un po' più di persone. Secondo me bisognerebbe spingere un po' più la città stessa e i paesaggi che ci sono qua attorno a questo magnifico paese. Stiamo scoprendo una piacevole realtà, assolutamente. Rispetto ai canoni architettonici e culturali tipici delle città toscane, molto piacevole, a portata di mano, assolutamente da visitare. Un po' per Piero della Francesca e poi perché abbiamo detto ci manca questo in Toscana, facciamolo. È capace di accogliere turisti Arezzo? Sì, secondo me sì, solo che è veramente poco conosciuta. Secondo me bisognerebbe così farla più conoscere, ecco. È un peccato. Ecco, questo è un po' il dilemma che da sempre, no? Arezzo poco conosciuta, perché poi quando arrivano sono soddisfatti. Sì, beh, questo è il nostro vantaggio di oggi, cioè noi abbiamo un tesoro che non è stato ancora scoperto e quindi da questa veicolazione della nostra immagine negli scenari italiani e internazionali può derivare veramente la nostra grande fortuna. Si è fatto più volte riferimento a Piazza Vasari, molte delle interviste sono avvenute in Piazza Vasari, è il vero centro del compasso, è il punto più bello, più suggestivo, più spettacolare della nostra città, dove si svolge la Fiera dell'Antiquariato e quindi c'è una storia, una tradizione da consolidare e da sviluppare. E in quest'ottica il disegno iniziato, non certamente da me, non me ne voglio assumere il merito, da Beppe Fanfani sulla rivitalizzazione del Palazzo di Caserta, sono stati trovati soldi con il Pius per ristrutturare il palazzetto di Fraternita, oggi con la destinazione che gli stiamo dando, e cioè a piano terra continuo a chiamare Museo dell'Oro, ma non lo potremo chiamare Museo dell'Oro, ma lo chiameremo Tesori di Arezzo. Ci sarà un percorso espositivo importante che porterà in quella sede ancora più turismo di quanto non ne abbia portato in passato. E al primo piano Arezzo Città della Musica, quindi la nuova scuola superiore di musica della nostra città. Sono tutte iniziative che cercano di portare per quanto possibile turismo, ma non solo turismo, anche gli aretini. Io l'ho visti durante l'estate, la primavera estate, si è ricominciato a visitare il Prato e la Fortezza. Non ci scordiamo la Fortezza. Quando che ha applicato totalmente? No, totalmente è già aperta adesso. Sì, noi ci nel abbiamo senso che è su prenotazione adesso. Adesso è aperta, sì. Fino alla fine del mese sarà aperta e poi dopo dovremo istituzionalizzare un biglietto per i non aretini, cioè useremo quel criterio che viene usato anche in altre grandi città per monumenti importanti che sono aperti gratuitamente per i residenti e non per chi viene da fuori città. Doveroso perché dobbiamo recuperare delle spese soprattutto per il tema della guardiania e della veicolazione della pubblicità che riguarda quel luogo, quindi la Fortezza, il Prato, Piazza Vasari, Corso Italia, tutto quello che gli sta intorno. Il vero tema che è stato soltanto parzialmente evocato è quello dell'abbandono della residenza, questo è veramente un tema, ma è un tema che va affrontato in termini di stimoli e di educazione anche qui e di educazione culturale. Molti aretini, me compreso, non abitano nel centro storico perché non è comodo, perché chi vive una vita frenetica come quella che vivo io ad esempio, senza poter contare sulla disponibilità e l'accesso di un mezzo, che sia una moto, che sia una macchina, è praticamente impossibile. Per questo io non risiedo nel centro storico, anche se sono fortunato proprietario di una bellissima casa in Piaggia San Bartolomeo, però io abito in Via Erbosa perché mi fa molto più comodo abitare lì, lo sappiamo, ci incontriamo spesso. Ma non tutti, per loro fortuna, sono così frenetici come il sindaco. Chi si può godere un po' di tempo
farebbe bene a frequentare, a vivere e a risiedere nel centro storico della nostra città. Quello che ne perde in efficienza, inevitabilmente, lo guadagna in salute, non ci sono dubbi, perché la tranquillità, la bellezza che abbiamo passeggiando non è pagabile in nessun modo. Però l'amministrazione cerca di favorire per quanto può questo processo, in quanto anche nel regolamento urbanistico siamo disponibili a dare possibilità di trasformazioni nell'ambito della validità delle leggi urbanistiche di edifici che non sono dal punto di vista sismico, dal punto di vista impiantistico idonei a recepire un'abitazione. E quindi l'amministrazione favorisce questa possibilità di risiedere nel centro storico, ma è il cittadino che deve fare la scelta e la deve fare su una base culturale che oggi forse gli fa fatica di seguire. Ma se si supera questo piccolo gradino, secondo me il nostro centro storico può dare delle soddisfazioni infinite. Allora, dobbiamo chiudere la parte. Cosa vuoi dire in sintesi di quello che hai sentito? In sintesi voglio dire che praticamente bisogna, appunto, come si diceva durante la trasmissione, che è vero che ci sono delle pecche che dobbiamo risolvere, l'importante è che ci sia la volontà. Noi lo abbiamo visto e lo vedremo ora poi nella seconda parte, che con la buona volontà si riesce ad ottenere delle grandi cose. Ecco, quindi io credo che tutti siamo qui e tutti dovremmo stare al pezzo, compreso anche quei giornali che certe volte gli conviene di più forse stare un altro pezzo. Insomma. Veloce, Davide, vai. Allora, sicuramente l'amministrazione sta facendo qualcosa, può fare molto di più per far conoscere Arezzo, però io vorrei sempre rivolgermi anche agli aretini, perché anche gli aretini devono fare la loro parte, e voglio fare un esempio. Cioè, io ho vissuto l'evoluzione di Milano negli ultimi 10 anni, che Milano sta diventando una delle città più turistiche d'Italia, che si è accompagnata però a dei fenomeni che vorrei vedere. Cioè, io non lo so quanto gli aretini accetterebbero. Allora, tutti fondamentalmente le attività di somministrazione, di ristoro, sono gestite dai cinesi, e soprattutto oramai tutte le pensioncine, alberghi del centro di Milano li gestiscono i cinesi, e una camera matrimoniale costa 40-50 euro a notte, e quello sta determinando un boom del turismo, perché si può andare a dormire 2 notti a Milano, sì, con 100 euro. Evidentemente, per esempio, a Arezzo questo non è possibile, e non so come reagirebbe la città se si vedesse i suoi locali e le pensioni eccetera gestite dai cinesi. Sì. Concordo perfettamente. Allora, io sono stato 2 settimane fa a Tallinn a una riunione di Eurocities in cui si è parlato delle nuove politiche culturali dell'Europa in questo primo scorcio di millennio. Anzitutto ero in un albergo a 4 stelle, spendevo 60 euro a notte e stavo benissimo a un prezzo che è inimmaginabile per una qualità di quel tipo. Ma ho incontrato l'assessore alla cultura del Comune di Milano, persona in gambissima, che è stato tra l'altro assessore alla cultura con Pisapia e ora è stato confermato da Sala. Gli ho chiesto un po' ingenuamente che cosa aveva lasciato a Milano Expo, e lui mi ha detto molto semplice: un più 28% di turismo del 2016 rispetto al 2015, e il trend del 2017 è un più 31. Quindi Milano, che è la prima città industriale d'Italia, giustamente come ha rilevato il nostro amico, sta puntando sulla risorsa turistica. Questo per noi deve essere un faro, una guida, perché l'amministrazione comunale sta puntando tanto sulle manifestazioni e sullo sviluppo del turismo, perché la nostra vera ricchezza è il nostro patrimonio artistico e culturale, ed è su quello che dobbiamo basare le nostre scelte presenti e future, senza penalizzare l'industria e il manifatturiero, che sono l'asse portante di un'economia nazionale di cui Arezzo fa fortunatamente ancora parte. Ma ricordiamoci che la ricchezza oggi arriva più da 100 turisti in più che da 100 pezzi venduti in un negozio in più. Bene, grazie a Confesercenti, a Massimo Boncompagni, a Valeria Alvisi. Dopo la pausa rimarrà il sindaco con noi e parleremo del Pionda. E ora pubblicità.